pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea da Rete Ferroviaria Italiana, dopo il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i nuovi ed attesi bandi per l'alta velocità ferroviaria al sud. I più rilevanti riguardano i primi lotti della Salerno-Reggio Calabria e della Palermo-Messina-Catania. Si tratta di opere per oltre 3,6 miliardi di euro, finanziati dal PNRR, dunque strettamente correlate alle scadenze imposte dal piano di ripresa e resilienza, il cui termine ultimo resta al momento fissato al 31 dicembre 2026. Si tratta di opere propedeutiche alla realizzazione integrale delle due linee, decisive per ridurre il gap infrastrutturale del Mezzogiorno. L'alta velocità in chiave sud dovrebbe invece poter contare entro i prossimi 4 anni sull'intera Napoli-Bari, i cui cantieri sono tutti in funzione. Un altro bando di gara per 180 milioni di euro, lanciato sempre nella giornata di ieri, si riferisce alla campagna, in modo specifico al completamento della metropolitana di Salerno sulla tratta Arechi-Ponte Cagnano-Aeroporto Costa d'Amalfi. L'intervento previsto per la Salerno-Reggio Calabria consiste nella gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Battipaglia-Romagnano per un valore di oltre 2,6 miliardi di euro. È prevista la realizzazione di una nuova linea di 35 km in affiancamento a quella già esistente tra Battipaglia e Romagnano, con la previsione di un bivio per garantire l'interconnessione con la linea, anch'essa già in funzione, che collega Battipaglia con Potenza e Metaponto. Il progetto comporterà la costruzione di 9 gallerie naturali, 8 gallerie artificiali e 17 viadotti. Sarà la stessa amministratrice delegata e direttrice generale di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani, a seguire i cantieri. La conclusione del primo lotto è prevista infine per il 2026, data entro la quale dovrebbe essere ultimata anche l'interconnessione con la Battipaglia Potenza, mentre il raddoppio della Cosenza Paola San Lucido con la realizzazione della nuova Galleria Santo Marco è fissata per il 2030.